Ritrovata nell'Agrigentino dei Carabinieri la tredicenne scomparsa ieri da Cicatena. La ragazza era in compagnia di un ragazzo del Mali. Nuove modalità di conferimento scatteranno ad Acireale dal 1 luglio, illustrato un piccolo incremento delle tariffe per la Tari. Seduta straordinaria di Consiglio Comunale ieri sera ad Acireale sulla crisi dell'IPAB Oasi Cristo Re, stipulato un patto tra Consiglio e Regione per sollecitare la tanto attesa riforma. L'informazione di TG Reporter, benvenuti a questo appuntamento all'interno del quale ci occuperemo di progetto alternanza scuola-lavoro all'Istituto Ferraris, presentato questa mattina il resoconto di quanto è stato portato avanti dai ragazzi diversamente abili al comune di Aci Sant'Antonio. E poi ci occuperemo di un'interessante aula didattica per i piccoli alunni dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Acireale, che questa mattina si sono riuniti nella piazza di Aci Plateni con giochi popolari. Infine ci occuperemo di sport e di ginnastica artistica, ribalta nazionale per la giovanissima Alice Scudero. Ma in primo piano ci occupiamo del ritrovamento della tredicenne di Acicatena, di cui si erano perse le tracce da ieri mattina. Si trovava a Raffadali in compagnia di un ragazzo del Mali. Sentiamo nel servizio. Di lei si erano perse le tracce da ieri mattina. Maria Catena Romeo, 13 anni, è stata ritrovata stamane dai carabinieri a Raffadali, in provincia di Agrigento. Dalle prime notizie, la ragazza di Acicatena, figlia di un operatore ecologico, si trovava in compagnia di un ragazzo del Mali, la cui età si aggira sui 24 anni, ma non si esclude che potrebbe avere qualche anno in più. Si erano conosciuti, ma i genitori di lei si erano opposti, al punto che le avevano sequestrato il cellulare. Da qui ieri la fuga, probabilmente in pullman, compiendo un viaggio di più di 2 ore, trovando rifugio in un appartamento di un amico del giovane. Al momento della scomparsa ieri un tam tam di appelli lanciati in primis dalla famiglia, postando sui social delle foto di Maria Catena e descrivendo com'era vestita. La vicenda in questo momento è in continua evoluzione, a seguirle i carabinieri e i servizi sociali, cercando di capire se possono esservi dei retroscena, ovvero se alla ragazza sia stata somministrata droga o se abbia subito violenza sessuale, che al momento sembra essere stata esclusa da lei stessa. Fondamentale infatti sarà la sua testimonianza, supportata dai genitori che al momento del ritrovamento si sono messi in viaggio per raggiungerla. Anche il sindaco Nello Oliveri si era attivato e nella prima mattinata aveva lanciato un appello, seguendo adesso la vicenda. Per il giovane al momento il reato contestato è sequestro di persona, aggravato dal fatto che si tratta di una minorenne. Proseguiamo con la cronaca. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania, in occasione delle tappe etnee del concerto del cantante Ultimo avvenute presso il Palart di Acireale, hanno svolto specifici servizi di contrasto alla vendita abusiva di prodotti contraffatti. In particolare, nel corso delle 2 serate, le fiamme gialle della tenenza di Acireale hanno sottoposto a controllo 6 soggetti, tutti di origine napoletana, i quali nei pressi del palazzetto vendevano agli avventori gadget che riproducevano i marchi e loghi registrati del tour Colpa delle favole del cantante. Gli ambulanti sono stati denunciati alla locale autorità giudiziaria per il reato di contraffazione e prodotti illeciti commercializzati sottoposti a sequestro. L'attività predisposta dalla tenenza di Acireale a tutela del diritto d'autore di contrasto alla contraffazione negli ultimi 6 mesi ha portato alla denuncia all'autorità giudiziaria di 40 persone per reati commessi alla commercializzazione di materiale illegale. Uno chef mascalese di 33 anni, Davide Biuso, ha perso la vita ieri pomeriggio alle 18.30 in via Pirandello a Taormina. L'uomo era alla guida della sua moto enduro quando si è scontrato frontalmente con una Seat Leon. L'impatto è stato terribile, è stato disarcionato finendo sul selciato privo di vita. Inutili i soccorsi prestati dagli operatori del 118 che hanno accertato il decesso.
e a Mascali un ecomostro edilizio che da lunghi decenni deturpava il paesaggio in una delle zone più suggestive dal punto di vista naturalistico del territorio comunale, in via Scocciavarca Montarsi a Montargano, è stato stamani demolito. Alle operazioni hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Mascali Luigi Messina, i comandanti dei carabinieri della locale stazione della polizia locale, oltre che a dirigenti e personale dell'ufficio tecnico del comune. L'edificio, unitamente a personale dell'ufficio tecnico del comune e dell'impresa incaricata dall'ente municipale, hanno preso il via alle operazioni di demolizione del fabbricato edilizio, la cui costruzione totalmente abusiva risale agli anni 60. Cambiamo argomento, parliamo di rifiuti ad Acireale. Dal 1 luglio saranno previste nuove modalità di conferimento anche per la Tari, in arrivo novità anche grazie agli utenti morosi. Sentiamo. Rifiuti ad Acireale. Le novità in vista sono state rese note ufficialmente questa mattina nella sala stampa del municipio, con l'intervento dell'assessore all'igiene ambientale Daniele La Rosa e dell'assessore alle finanze Alfio Cavallaro. Dal 1 luglio scatteranno una serie di novità migliorative del servizio di raccolta e di differenziata, che grazie alla collaborazione dei cittadini saranno in grado perciò di portare introiti economici all'ente da un lato e dall'altro, per il futuro, avranno pure positive ripercussioni, cioè sgravi nella Tari, per gli stessi cittadini. Noi siamo partiti da una base, che è quella che diciamo che il piano d'ambito e il contratto d'appalto prevedono una raccolta monomateriale degli imballaggi in plastica. Considerato che nell'appalto sono previsti due raccolte, due servizi settimanali di raccolta del secco, che una raccolta del secco risulta sufficiente. Abbiamo sostituito in via sperimentale la raccolta degli imballaggi metallici a parte. Quindi sostanzialmente non cambia nulla per quanto riguarda il calendario e le giornate, semplicemente ci sarà una raccolta monomateriale, quindi ci sarà il giorno della plastica e si conferirà la plastica pura, ci sarà una giornata in cui si dovrà conferire solamente gli imballaggi in plastica, imballaggi in metallo e alluminio, si dovranno conferire nel carrellato, nel contenitore di colore verde, senza utilizzare nessun sacchetto. Questa è una prima novità. Poi ci sono delle altre novità che riguardano il servizio di ritiro degli ingombranti che avverrà per categoria merceologica. Quando si chiamerà il numero verde o ci si prenoterà online, che ricordo il numero verde è 800 193 750, si comunicherà il tipologia di materiale, di tipo di ingombrante da smaltire e verranno assegnate delle giornate specifiche per ogni tipologia di materiale. Questo lo facciamo chiaramente in modo da recuperare e riciclare questi materiali e quindi avere introiti anche dalle piattaforme a cui compreremo questi materiali. Il servizio dedicato a raccolta pannoline e pannoloni passerà da 3 giornate a 4 giornate, quindi è stato implementato di una giornata in più. Anche gli orari di conferimento per le utenze fuori dal centro storico, prima erano dalle ore 20 del giorno precedente alle 5, dalle ore 21 del giorno precedente alle 4, adesso saranno dalle ore 20 alle ore 05. Un'altra attività importante è quella del volantinaggio. Sarà consentita la distribuzione di volantini, locandine, opuscoli, eccetera, manifesti, esclusivamente nei giorni feriali di mercoledì e giovedì, così chiaramente potremmo avere anche un maggior decoro alla città. Un'ultima cosa da dire, così per completare, che nelle giornate in cui ci saranno allerta rossa sarà vietato conferire rifiuti in quella giornata. Novità in vista per i costi della Tari che aumenteranno, non per quanto riguarda il mancato inserimento dell'IVA, quanto piuttosto riguarda una nuova modalità di conteggio prevista da nuove normative nazionali, con un costo incrementato ad Acireale grazie a quel 30% circa di utenti morosi presenti nei bilanci dell'ente. La parola quindi all'assessore Alfio Cavallaro. Aumenterà,
la Tari a seguito di alcune richieste che ci hanno espressamente fatto i revisori dei conti, ma che rispondono soltanto ad una normativa di legge prevista dalla legge, la quale fino adesso non era stata ancora applicata. Sostanzialmente quest'anno, a differenza degli altri anni, siamo andati ad approvare il piano economico finanziario della Tari in maniera preventiva, che è un altro obbligo che impone la legge, a differenza degli altri anni che per prassi ormai era stata adottata la relativa delibera a fine anno e quindi a consuntivo. Quest'anno i revisori hanno imposto, anche perché ovviamente come tutti sappiamo siamo sotto la lente della Corte dei Conti, hanno imposto l'applicazione della norma alla lettera, norma che impone l'inserimento ai fini del conteggio della Tari anche delle quote inesigibili che si sono manifestate, quote che possono essere calcolate in alcune maniere. Noi come ente abbiamo deciso di adottare quella forse moralmente meno inaccettabile, perché sicuramente andare a pagare anche per chi non paga sostanzialmente è un discorso che non può essere accettato a cuor leggero, e quindi abbiamo scelto una metodologia consigliata anche dal PAWeb, che è il sito istituzionale della pubblica amministrazione, il quale ci consente di fare una media degli ultimi 5 anni di mancato incasso, e la quota che viene fuori da un conteggio sostanzialmente tecnico viene applicata in aumento del costo della Tari. Devo dire che a parziale sollievo di questa voce che va ad aumentare il costo della Tari, dall'altro lato dobbiamo andare a togliere quello che andiamo a risparmiare con i conferimenti nelle piattaforme di scarica per i materiali, quindi il vetro, il cartone, la carta, il cartone, e la quota che noi riceviamo dal Ministero, dal MIUR, quale ristoro parziale dei costi che assume il Comune per il ritiro della Tari in tutti gli istituti scolastici. Questa forbice di differenza si attesta intorno a 500.000 euro, che aggiunta al costo complessivo della Tari farà evitare il costo di circa il 4,5%. Abbiamo fatto anche dei conteggi così molto, voglio dire, veloci. Abbiamo ipotizzato una famiglia media con una casa di 90 metri subirà un aumento di circa un euro al mese, poco meno di un euro al mese. Chiudiamo questa prima parte del nostro telegiornale. Nella seconda ci occuperemo di IPAB Oasi Cristo Re, la cui vicenda è stata discussa ieri nella seduta straordinaria di Consiglio Comunale. A tra poco. Ottica Grasso presenta lo stile più cool del momento, il tutto tondo in metallo celluloide. Ottica Grasso, le novità sulle collezioni vista sole dai brand più di tendenza, concessionario ufficiale Cartier, centro d'eccellenza Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Venite a provare il nuovo Blue Control, il trattamento che protegge i tuoi occhi dalle luci blu. Ad Aci Reale, Concept Store in Corso Italia 122, ad Aci Catena in Via Matrice 34. Ottica Grasso, la migliore visione. Sconti fino al 40% su tutte le montature. Vendita soggetta a limitazione. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo, del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in Via Nazionale Guardia 196 ad Aci Reale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Ogni giorno scopri il tuo bimbo più grande, più curioso, più indipendente. OVS Kids cresce con lui, con un mondo di cose piacevolissime da indossare, pratici, eleganti, nuovissimi. Vieni a scoprire i colori e la moda Kids Primavera da OVS Kids. Dal corredo 00 ai 14 anni. Tutto quello che cerchi con convenientissime promozioni da non perdere. OVS Kids, moda giovanissima. Ad Aci Catena in via Vittorio Emanuele 14-16 e a Zafferana Etnea in piazza Luigi Sturzo 1, 2, 3. OVS Kids, mi piace!
grazie. A posto? A posto! A posto, i professionisti dell'auto. Metti in sicurezza la tua auto, controllandola dalla A alla Z da Service Car a posto. Controllo elettrauto, meccanico, carrozzeria, gommista, centro revisioni. Affidati a noi. Per la prima volta ad Acireale, una struttura completa per l'assistenza della tua auto. A posto, Service Car di Riolo, via Salvatore Vigo 45. Per info 095 60 42 69. Scopri gli incentivi e le promozioni in atto. A posto, in tutta Italia, in 1800 centri. A posto, Service Car di Riolo, via Salvatore Vigo 45. Scalia Musmarra, dal 1890, vestiamo le generazioni garantendo sempre ottima qualità. Oggi i nostri capi per l'uomo, anche per cerimonia, sono firmati da Duca Visconti di Mandrone, Facis, Ingram, Cassera, Alan Davis, Armata di Mare, Mayer, Milestone. Per la donna offriamo in esclusiva un corner oltretempo per vestire dalla 42 alla 54 elegantemente e senza problemi. Nei reparti neonato e intimo un grande assortimento Andy Ellen, Liu Jo, Ragno, Fila, Lovable, Trussardi. Per la casa e i corredi uno store dedicato con il meglio da Zucchi, Caleffi, Cavalli e la nuova linea Liu Jo. Scalia Musmarra, la certezza della qualità, la garanzia di un ottimo consiglio sempre. Ad Acireale in Piazza Duomo, di fronte alla cattedrale. Ben ritrovati in questa seconda parte di TG Reporter, di cui adesso ci occupiamo della lunga seduta di Consiglio Comunale ieri sera ad Acireale, dedicata alla vicenda IPAB Oasi Cristo Re. La crisi dell'IPAB Oasi Cristo Re in primo piano ad Acireale, con una seduta straordinaria di Consiglio Comunale allargata alla partecipazione degli enti coinvolti, a cominciare dalla Regione, rappresentata ieri sera in aula dall'assessore Antonio Scavone, dallo scorso gennaio nuovo assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali, del lavoro. Ma c'erano anche i deputati regionali Angela Foti e José Marano, il commissario straordinario dell'ASP Catania, Maurizio Lanza, c'erano il direttore generale dell'IPAB, Angelo Rigano, e il commissario straordinario dell'ente, Rodolfo Crisafulli, e ovviamente i 44 lavoratori ancora in servizio, ma in arretrato di stipendi, qualcosa come 55 mensilità. C'erano infine i rappresentanti delle sigle sindacali che in questi anni hanno accompagnato le lotte dei lavoratori. Alla fine degli interventi stipulato una sorta di patto tra Consiglio Comunale e Giunta Regionale, rappresentata, come detto, dall'assessore Scavone, il quale ha promesso il suo impegno per sbloccare una somma considerevole, circa 700.000 euro, da far pervenire al più presto nelle asfittiche casse dell'IPAB. Ma si resta in attesa, e qui la Regione dovrà muoversi, che venga varata una riforma delle IPAB nel percorso di riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali della Sicilia. Il deputato regionale accese Angela Foti in questa direzione ha rivolto all'assessore Scavone un accorato appello affinché stimoli la parte a lui vicina del Parlamento affinché si riprenda a lavorare sulla riforma e si adottino misure straordinarie per i lavoratori che stanno letteralmente vivendo un incubo, ha detto, in completa solitudine. E durante i lavori d'aula il movimento sociale Fiamma Tricolore di Acireale, da tempo vicino ai lavoratori, ha effettuato un sit-in di sensibilizzazione in Piazza Duomo. Come temevamo, afferma oggi il commissario di sezione Rosario Grasso, il Consiglio Comunale straordinario non ha prodotto nessun impegno formale e sostanziale. L'incompleta deputazione regionale non ha espresso nessun impegno finalizzato all'approvazione di una legge di riordino delle IPAB. Un deserto di idee e iniziative che non vorremmo sia una dichiarazione di resa e la certificazione di un fallimento della politica dei politicanti. Da rilevare, continua Grasso, che il movimento sociale Fiamma Tricolore aveva richiesto di intervenire in aula, ma il reiterato no del presidente Abbotto, che stigmatizziamo, ci ha negato tale possibilità, adducendo speciosi motivi.
Ecco, sulla vicenda non mancano le reazioni. All'indomani della seduta di consiglio, il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di Acireale in una nota ribadisce la sua vicinanza e solidarietà nei confronti dei lavoratori dell'IPAB Oasi Cristo Re. Queste persone, queste famiglie che hanno portato avanti un'eccellenza nel nostro territorio meritano fatti, e questi fatti si chiamano leggi, leggi che possano mettere fine a questo coma che da troppi anni i lavoratori subiscono. Questa vicenda non ha certamente colori politici, non può e non deve averne. Al di là delle assenze di ieri, l'auspicio è quello che le forze politiche in maniera trasversale possano fare fronte comune su una vicenda che riguarda tante famiglie acesi, sperando che l'attenzione e la voglia di essere uomo concreto dimostrata nella seduta di consiglio comunale di ieri da parte dell'assessore Scavone possa essere l'ingranaggio decisivo al fine di poter sbloccare e dare risposte concrete alle famiglie coinvolte. Rimaniamo in attesa che venga varata una buona e sana riforma delle IPAB. Questa la nota da parte del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di Acireale. Seduta fondamentale, afferma invece il vicepresidente del Consiglio Comunale, il consigliere Francesco D'Ambra, per aver chiarito con l'assessore regionale Scavone l'iter che dovrà consentire un riordino generale delle IPAB e così da restituire un futuro alle tante famiglie dei lavoratori Oasi Cristo Re, vittime di una gestione assurda e fallimentare negli anni della cosa pubblica tipico nella nostra terra di Sicilia. Inutile nasconderlo. Attendiamo così tale riforma poiché questo è il patto tra il Consiglio Comunale e la Giunta regionale. Auspichiamo nelle prossime settimane lo sblocco di una somma, così come dichiarato in aula, ma soprattutto una legge per il futuro in cui ci aspettiamo nell'immediato l'unità di intenti dell'intero Parlamento regionale. E a queste si aggiunge anche la nota del consigliere Sabrina Renna. Ci siamo ritrovati ancora una volta qui a parlare di IPAB, afferma. Una questione annosa vissuta sulla pelle dei nostri lavoratori che già in passato mi sono permessa di sollevare insieme al collega dottor Riccardo Castro. Come per i forestali, per la formazione professionale il rischio in Sicilia è che si faccia macelleria sociale. Al netto delle responsabilità del passato, la politica deve essere capace di dare oggi una risposta concreta. Peccato che in aula fossero presenti solo i deputati Foti e Marano. A chiedere con forza la riforma regionale delle IPAB devono essere tutti i deputati. La riforma delle IPAB va fatta prima di subito, siamo oltre l'emergenza. Nelle more, continua il consigliere Renna, occorre un percorso transitorio che garantisca subito il personale dando una boccata d'ossigeno. Se è vero che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, più di 50 mensilità non pagate sono un paradosso inaccettabile. La politica regionale ha fallito in passato, non lo faccia in futuro. E all'indomani della seduta di Consiglio Comunale, i lavoratori dell'IPAB Oasi Cristo Re affidano i loro ringraziamenti ad un post su Facebook. Ringraziamo pubblicamente il sindaco Ali, la presidente del Consiglio Abbotto, tutti i consiglieri comunali e le autorità che vi hanno preso parte. Noi dipendenti, si legge, vi ringraziamo per la vostra solidarietà dimostrata ieri sera in Consiglio Comunale insieme ad un ex consigliere Alfio Di Grazia che ci segue e insieme a noi ha scritto un documento protocollato al Comune. Adesso dobbiamo aspettare i fatti. Andiamo invece ad Aci Sant'Antonio, dove questa sera alle 20:30 è prevista una seduta di consiglio comunale. Tra i punti posti all'ordine del giorno si legge una mozione sulla salvaguardia del patrimonio boschivo comunale per gli alberi secolari ricadenti in luoghi pubblici e fondi privati di interesse storico, artistico, architettonico. Si darà poi spazio a delle interrogazioni consigliari per un'ora e si procederà con l'adeguamento del compenso dei revisori dei conti. Voltiamo pagina, parliamo di alternanza scuola-lavoro. Ad Aci Sant'Antonio per il terzo anno ha portato avanti un progetto che ha coinvolto i ragazzi diversamente abili. Lavorare in un ente pubblico, un'esperienza di crescita che ha coinvolto quattro ragazzi diversamente abili dell'Istituto Tecnico Industriale Galileo Ferraris di Acireale. Un'opportunità rientrante nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro ideato 3 anni fa da due docenti e che stamane all'interno della biblioteca dell'Istituto hanno illustrato in un filmato i frutti di quanto portato avanti dai ragazzi in questi anni non ad Acireale, bensì ad Aci Sant'Antonio. Sia io che una mia collega, la professoressa Laura
Laura Viani, abbiamo pensato a un percorso di apprendistato per questi ragazzi, perché il progetto di alternanza scuola-lavoro per loro non è adeguato ed è obbligatorio per i ragazzi a partire dal triennio, e quindi abbiamo pensato a delle esperienze lavorative concrete, mirate, adeguate alle loro potenzialità. Si sono occupati sia di lavori, mansioni generali, cioè dove diciamo venivano coinvolte le abilità sia cognitive che manuali, cioè attività di giardinaggio, attività di pitture artistico-decorative, oppure anche attività mansioni di ufficio. Quest'anno il nostro progetto, che il cui nome è Impiegato per un giorno, è proprio mansioni di ufficio. I ragazzi hanno dato il meglio di loro stessi, sono uscite delle potenzialità nascoste che non pensavamo che potessero avere. Quindi per noi è stato, e anche abbiamo avuto un feedback positivo da parte delle famiglie che hanno chiesto, è il terzo anno che riproponiamo lo stesso progetto, insomma, perché si basa sempre su esperienze concrete. Fondamentale l'aiuto delle famiglie che hanno accompagnato fisicamente i ragazzi in questo percorso, non disponendo di un servizio di trasporto scolastico. Un ringraziamento che il preside Pirrone ha rivolto pubblicamente, elogiando come tali progetti permettono ai ragazzi, soprattutto diversamente abili, di prendere contatto con il mondo del lavoro. In questi tre anni i ragazzi hanno lavorato alla villa comunale per realizzare un giardino sensoriale, passando al secondo anno al Museo del Carretto Siciliano per dipingere parti della ruota del carretto. Quest'anno invece all'interno degli uffici comunali a fianco dei dipendenti comunali. Il comune di Aci Sant'Antonio ha dimostrato di essere, secondo ricerche condotte dalle docenti, l'unico sul territorio e probabilmente in Sicilia e in Italia ad aver accolto questo progetto, che non si riserva ad essere l'ultimo, come all'unisono hanno ribadito gli assessori Scuderi e Orfila e il sindaco Caruso. Abbiamo voluto dare l'opportunità a chi per certi aspetti si trova in difficoltà a poter avere la possibilità di confrontarsi con una realtà lavorativa diversa. È stata una bellissima esperienza che ci ha coinvolto e ci ha anche arricchito, perché attraverso questo modo di essere diversamente abili ci ha fatto vivere un'esperienza veramente gratificante. Quindi noi siamo pronti a portare avanti tutto quello che significa integrazione, che significa collaborazione, e spero che questo progetto possa continuare negli anni. Si è trasformata in un atelier didattico stamani la piazza 4 settembre di Aci Platani, che ha ospitato i piccoli studenti dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Aci Reale, riuniti per attività didattiche e ludico-ricreative. Giornata di festa stamani per i piccoli alunni di seconda classe del plesso di via Firenze dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Aci Reale, che hanno trasformato la piazza 4 settembre di Aci Platani in un funzionale atelier didattico. Un'idea nata dalle insegnanti di scuola primaria Rossana Neri e Maria Bella, come attività finale di una progettazione annuale che ha avuto come nucleo tematico la piazza, intesa come agorà. In questo luogo di aggregazione i piccoli alunni hanno svolto attività didattiche e ludico-ricreative, seguendo il tema della tradizione attraverso giochi popolari attinti dal patrimonio culturale del passato, sperimentati mediante la dimensione del gioco motorio, che è espressione privilegiata dell'interiorità dei bambini. Un'aula didattica decentrata che è già servita alla realizzazione di lezioni di arte, di educazione e alla convivenza civile, di italiano, musica, geografia, storia, inglese e scienze, attraverso anche la didattica delle cooperative e-learning. Inoltre sono stati già realizzati laboratori come l'estemporanea di pitture e colori fatta primavera, misuriamo il doppio passo e geometrie in arte coriandolata, così come spiegato ai nostri microfoni dall'insegnante Rossana Neri. Come aula decentrata all'interno di un progetto annuale che praticamente aveva come nucleo tematico proprio la piazza del quartiere, quindi questa piazza, che è stata per noi protagonista di varie attività, perché abbiamo realizzato un'estemporanea di pittura in primavera, proprio per diciamo come momento di inizio di primavera, proprio della stagione, e poi abbiamo realizzato anche un'attività di geometria che ha avuto come animatori il gruppo della Coriandolata. I ragazzi hanno realizzato dei pannelli con delle figure geometriche e la dicitura in inglese, proprio perché sono state delle attività tutte interdisciplinari che hanno coinvolto appunto tutti i bambini e tutte le materie trattate durante l'anno.
Un incendio sviluppatosi poco dopo mezzogiorno in una carrozzeria a Giarre per un guasto nell'impianto di riscaldamento del forno ha provocato ingenti danni alla struttura, incenerendo anche una vettura che si trovava all'interno dello stabile. L'episodio è successo in via Nicolò Tomaseo a Giarre. Gli operai hanno repentinamente abbandonato i locali raggiungendo l'esterno, mentre il titolare della carrozzeria, usando un estintore, ha vanamente tentato di spegnere l'incendio che nel giro di pochi minuti ha avvolto la vettura. Noi ci fermiamo adesso per un altro stacco pubblicitario, a tra poco. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Villa Grazia, due strutture ricettive per anziani dove puoi scegliere di vivere serenamente e spensieratamente. Villa Grazia è a disposizione di tutti quegli anziani autosufficienti e non che si trovano nella necessità temporanea o definitiva di poter mantenere la loro autonomia all'interno di un contesto di ospitalità, con assistenza continuativa da parte di personale specializzato, in grado di seguirli nello svolgimento della loro vita quotidiana. Villa Grazia, una grande esperienza maturata in tanti anni di attività e consolidata giorno per giorno. A Santa Venerina, via Provinciale Linera, per info 345 935 46 64 o 349 775 57 27. www.gruppovillagrazia.it. Ogni accurata preparazione nasce da un atto d'amore. La macelleria Mario Maugeri garantisce da quattro generazioni la stessa passione, assicurando carni e preparati di assoluta qualità. Ogni prodotto è il risultato di una meticolosa selezione di ingredienti di derivazione locale che hanno reso la Sicilia famosa nel mondo e di una delicata lavorazione fedele alla migliore tradizione. Innovare con passione per esaltare la tradizione con creatività. Macelleria Mario Maugeri, via Vittorio Emanuele 114, Aci Catena, Catania. New Service Clima di Spinosa Alfio. Ad Acireale, noleggio, vendita ed assistenza di gruppi elettrogeni per uso industriale e privato come spettacoli, concerti, fiere ed eventi, con possibilità di assistenza H24 da parte di una squadra di operatori altamente qualificati. New Service Clima. Ampio parco mezzi di grande qualità, periodicamente controllati e rigenerati con nuovi motori e tecnologie elettriche. New Service Clima. Info 342 044 7465 o 340 5274 026. Se volete mangiare pesce, noi vi offriamo di più. A Villa Margherita c'è la Sagra del Pesce. Con soli 25 euro, cocktail con carrellata di antipasti a base di pesce, marinati e cotti, due primi, contorni, sorbetto, dessert e bevande incluse. Sagra del Pesce, a Villa Margherita. Tutti i giorni, escluso il lunedì. Siamo in collina, ma il pesce è freschissimo e garantito. Arriva tutti i giorni e potete sceglierlo a vista. Villa Margherita, via San Giovanni 45, Santa Maria la Stella. Strada d'accesso da via Tropea e via Antonio Maugeri. Orgoglio, riscatto, senso di appartenenza, passione, dignità, amore, voglia di vincere e ritornare grandi insieme. Da questi corollari nasce l'associazione Noi Siamo Acireale, modello societario più volte premiato durante la scorsa stagione dalla stampa nazionale. Acireale siamo noi, i tifosi responsabili del futuro Granata. Diventa anche tu protagonista di questa realtà. Puoi aderire sottoscrivendo la tua tessera socio ogni pomeriggio dalle 17 alle 20 presso la sede di via Kennedy 51A. Acireale siamo noi. Andiamo ad Aci Sant'Antonio, dove nel pomeriggio di ieri si è tenuta all'interno della biblioteca comunale la presentazione delle opere teatrali. La letteratura classica è stata contestualizzata e paragonata ai giorni d'oggi.
Grande partecipazione ieri alla manifestazione culturale organizzata presso la Biblioteca Comunale di Aci Sant'Antonio. Il professore Ferdinando Sorrentino, un docente di lettere ormai in pensione, ha presentato la tragedia Le Troiane di Euripide e la commedia Lisistrata di Aristotele. Una parentesi storico-letteraria apparentemente distante dalla società contemporanea che ha però fatto riflettere sull'immutabilità dei sentimenti umani. Il tema principale è stato quello delle donne in guerra, ma grande attenzione è stata posta anche al tema dell'infanzia violata. Il pubblico è riuscito a calarsi nelle opere anche grazie all'interpretazione di attori del luogo: Maria Di Giovanni della compagnia Ars Comediaque e Anna Chiara D'Agata con Salvo Di Bella della compagnia Distrattori. Per Aci Sant'Antonio l'appuntamento con il professore Sorrentino è ormai una tradizione che si ripete da 3 anni e che di volta in volta vede una partecipazione sempre maggiore. Adesso lo sport, parliamo di ginnastica artistica. Per il secondo anno consecutivo una giovanissima acese, Alice Scudero, si ripropone alla ribalta nazionale. Alice Scudero, acese doc 7 anni, si riconferma campionessa italiana di ginnastica artistica categoria esordiente regolamentare. Per il secondo anno consecutivo, la promettente atleta, tesserata per la società Ginnic Club, presieduta dalla professoressa Loredana Cutuli, guidata nelle varie discipline da Luana Lucchesi, Marilisa Sframeli, Sabrina Licciardello e Alessia Giuffrida, si piazza sul gradino più alto della manifestazione tricolore. Trave, volteggio, corpo libero e trampolino, le specialità di Alice, che all'età di soli 5 anni ha iniziato la disciplina sportiva che, in atto, la colloca tra le migliori sportive d'Italia. Alle finali nazionali di Civitavecchia, unanime il consenso dei giudici nei confronti dell'acese, al termine di un'esecuzione perfetta, ben apprezzata anche dai rivali e dai rispettivi tecnici. Grande la gioia e la soddisfazione dei familiari della giovane Alice, da papà Martino, titolare di uno tra i più rinomati studi di fisioterapia e riabilitazione di Aci Reale, a mamma Claudia e la sorellina Adele, per finire con i nonni, la professoressa Cristina e il dottor Alfio Scudero, quest'ultimo apprezzato dermatologo e medico sociale del Catania Calcio, oltre che ex podista. Diamo uno sguardo adesso alle previsioni meteo. Giornata con nubi in progressivo aumento, con possibilità di pioggia nel pomeriggio. Le temperature si manterranno stabili in entrambi i valori, oscillando tra i 17 e i 22 gradi, venti deboli, mare calmo. Prossimo appuntamento con l'informazione di TG Reporter domani alle 13:40. Grazie per averci seguito.